questo, scusatemi la luce, scusate tutto, però purtroppo oggi non è una bellissima giornata, c'è tanto grigio fuori ed è anche tardi, in realtà sono tipo quasi le 6, quindi anche tardi nella giornata. Però oggi siamo qua perché voglio continuare la serie che avevo cominciato, quella dei cambiamenti che ho fatto in casa per quanto riguarda il Zero Waste, stanza per stanza. Avevo iniziato dal bagno e avete apprezzato tantissimo quel video, mi fa molto piacere, e mi avete detto che appunto volete vedere anche le altre stanze, e oggi parleremo della cucina. Allora, praticamente il bagno e la cucina forse sono le stanze dove io ho fatto più cambiamenti, quindi non so se effettivamente nelle altre stanze quando farò potrò dire tanto, però potrei fare comunque, però avrei delle idee in mente, ecco. Quindi oggi per la cucina forse sarà una lista un pochino anche più lunga di quella del bagno, però ce la possiamo fare, cercherò di essere meno logorroica possibile e niente, possiamo cominciare. Primissima cosa, partiamo dai piatti. Allora, io ho questa, lo so che non è bella da vedere, però vi giuro che è bellissima da utilizzare. Allora, questa va a sostituire la spugnetta, quindi le spugnette, come ben sapete, non sono fatte di materiali biodegradabili o materiali compostabili, quindi praticamente finiscono nella spazzatura. Oltretutto le spugnette comunque non sono così igieniche come pensiamo, nonostante li usiamo col sapone, con cose belle e tutto quanto, però diciamo quella è una delle preoccupazioni, però diciamo che c'è tanto spreco perché comunque la spugnetta va cambiata ogni tot e ci sono alcune spugnette che veramente durano pochissimo. Tantissime persone utilizzano la spugnetta in cucina, utilizzano la spugnetta per lavare il bagno, utilizzano la spugnetta per un sacco di cose. Onestamente io ho detto ciao alla spugnetta, utilizzo solo questa per i piatti. Ovviamente ci tengo a precisare che io ho anche la lavastoviglie, quindi tantissimi piatti vengono lavati in lavastoviglie. Però sì, mi trovo tanto bene con questa, e la cosa bellissima è che puoi cambiare la testina, quindi l'unica cosa che tu ricompri è la testina. Questo è di un brand che si chiama Redecker, che credo sia un brand tedesco se non mi sbaglio. La mia è un po' consumata, bruttina, vabbè, però ce lo facciamo bastare. Ogni tanto metto la testina dentro la lavastoviglie giusto per igienizzarlo un attimo, però vi giuro non lascia cattivi odori, è sempre pulita, è sempre, non lo so, mi piace tanto, e non graffia, perché vi dico, io ho una padella alla quale tengo più della mia vita e credetemi, non ha un graffio. Invece per quanto riguarda la carta da cucina, so che la carta da cucina viene utilizzata tanto per tipo asciugare in giro o cose simili, io ho un cosino, una specie di assorbitutto, non so come chiamarlo, che adesso è in lavatrice che devo lavarlo, che appunto assorbe tantissimo e anche quello facilmente va lavabile, non lascia odori e si può addirittura compostare, quindi si può mettere praticamente nell'umido una volta che è finito, diciamo, la sua vita. Dicono che dovresti cambiarlo ogni 4 mesi, l'ultima che io ho avuto l'ho tenuta circa 4 mesi e l'ho cambiata quando ho visto che ha iniziato a non assorbire più granché, però appunto essendo materiali anche decenti c'è uno spreco minore. Restando in tema carta da cucina eccetera, parliamo anche dei fazzolettini di carta, quelli che spesso la gente utilizza per appunto asciugarsi la bocca, le mani, pulirsi, insomma quando si mangia. Quello che io ho è questo piccolo cestino con i napkin, insomma, riutilizzabili. Li ho presi neri apposta in modo che se si sporcano le macchie almeno non rimangono, e anche se, cioè, rimangono ma non si vedono, ecco. Vi dico, da quando io ho smesso sia di avere la carta da cucina sia di avere i napkins, comunque onestamente questi vengono lavati veramente poco, perché non ci rendiamo conto che quando abbiamo queste cose che puoi sempre utilizzare sempre là, ti tendi a utilizzarle di più. Non so se sia una mia impressione, ma vi dico, da quando ho fatto questi cambiamenti ho l'impressione che veramente alcune cose non le usiamo più come prima, anche i fazzolettini per il naso, cioè una volta passavi Kleenex qua, Kleenex là, e adesso avendo quelli riutilizzabili li lavo, boh, forse ogni tot, non è che faccio la lavatrice ogni giorno per solo per i fazzolettini del naso. Quindi questi ovviamente sono in cotone, li lavi, li stiri, bellissimo tutto quanto, e mi trovo molto bene. L'unica cosa che mi dà fastidio è che si attacca la polverina, quindi ci sono queste polverine attaccate, ma vabbè, non ce la facciamo bastare.
cosa del quale vorrei parlare è la carta da cucina. Io sostituto la carta da cucina con questi, che sono dei tappettini di silicone. Non vi prego, non guardate che sporco, questi sono tipo residui di patate, di tofu, di cose. Si vede che cucino, vedi, almeno utilizzato, non fingo che sia non utilizzato, non vi parlo di una cosa mai utilizzata. Quindi la carta da cucina io non la uso, so che adesso hanno iniziato a fare la carta da cucina tipo biodegradabile o non so, cose simili. Io vi ho già parlato di cose biodegradabili, per me è sempre spreco, anche se è biodegradabile, per carità di Dio, meglio di una cosa che appunto si butta nella spazzatura, però a prescindere preferisco una cosa riutilizzabile e mi trovo molto bene con questo tappettino. Ne ho due, non vi dico che io cucini chissà che in forno, però comunque quando serve questo tappettino onestamente mi salva. Poi ovviamente dopo si lava molto molto facilmente perché il cibo non si attacca per niente, quindi sì, si lava anche molto facilmente, non dovete fare grandi sforzi per lavarlo, insomma è mantenibile con facilità. Per stare in tema cucinare, voglio far vedere anche questi. Non dico che questi siano necessari, onestamente, dipende un po' dalla vostra voglia di cupcake ogni volta. Questi sono dei cosini in silicone per fare i cupcake, li ho messi in questo barattolino e sono molto bellini da vedere. Perché io spesso faccio cupcake, adesso sarei in dieta, quindi dovrei non farli, però dettagli. Oltretutto questi cosini in silicone sono molto facili da lavare e il cupcake non si attacca al coso di silicone, quindi quando togliete il cupcake cioè, non rimane quasi niente. Io li lavo, li faccio una passata, ma vi giuro non rimane neanche il segno. Quindi giustamente se usate sempre la carta per fare cupcake o se usate anche la carta da forno per fare la torta, insomma, eccetera eccetera, fateci un pensiero sulle cose riutilizzabili, perché questi veramente non costano granché, li trovate in ogni negozio di articoli per la casa e appunto dopo semplicemente li lavate e non avete mai il pensiero di voglio comprare la carta da cupcake. La prossima cosa bellissima di cui voglio parlare è il tè. Allora, io ovviamente compro tè sfuso da quando ho iniziato il Zero Waste, è stato uno dei primi cambiamenti che io ho fatto, quindi io compro il tè sfuso, porto sempre i miei barattolini e mi metto del tè dentro e basta. E poi ho questi cosini per il tè sfuso. Io so che c'è gente che ama bere il tè sfuso e mettono direttamente le cose dentro l'acqua, a me non piace avere foglioline dappertutto, quindi ho questi, ne ho 5, una cosa simile, quindi se per caso ospiti posso appunto servirli. Avendo solo il tè sfuso giustamente mi sarebbe difficile non averne di più in casa, perché se qualcuno è ospite a casa mia non posso dire ah sì, beviti il tè così come te fa. Stavo pensando di comprarmi una teiera di quelle che hanno già l'infusore dentro, in modo da metterci il tè, poi l'acqua e poi tipo questa teiera dopo passi il tè, però allo stesso tempo mi piace anche dare comunque la scelta del tè, cioè se ho tipo 5 tè diversi e 5 persone sono a casa mia e vogliono un tè diverso, è molto più comodo avere questi cosini. Anche questi cosini li ho comprati tempo fa, non so neanche dove, forse in negozio di articoli per la casa, anche questi, e appunto metti il tè, aspetta faccio vedere, istruzioni per l'uso, cioè praticamente qua mettete il tè, qua lo coprite, poi questo lo mettete in tazza e fine. Niente, il tè sfuso, se siete degli amanti del tè fateci un pensiero di passare al tè sfuso perché è buonissimo. Onestamente io ho un negozio qua, una catena di tè sfusi che sono chef kiss. Parlando di cose sfuse, ovviamente un grandissimo cambiamento fatto nella mia cucina è comprare cose sfuse. Come ben sapete io sono vegetariana, quindi tantissime cose che io devo comprare sono principalmente legumi, cereali e cose simili, quindi farmi la spesa sfusa non mi è difficile. Uno, perché vabbè, ovviamente ho il negozietto sfuso, ma due, perché tanta della mia alimentazione si basa effettivamente su alimenti secchi. E niente, quindi questo è stato un grande cambiamento e sono sicura che tanta spazzatura proviene proprio da quello, ovvero proviene tanto dalla spesa, perché se compriamo tutte le cose imballate, giustamente la nostra spazzatura non diminuirà mai, anche se facciamo tutti questi cambiamenti ma poi sulla spesa non facciamo alcun cambiamento, purtroppo bisogna un po' stare attenti e capire un attimo dove si può ridurre effettivamente le cose, perché non vi dico che ogni cosa sia possibile comprarla
trasfuso ogni cosa sia possibile rinunciarci o ridurla, eccetera, però se ci sono delle cose, appunto, cioè le lenticchie, le compro sfuse, e sì, si vendono anche al supermercato, ma si vendono in grano, in grosso, e anche tanto grosso in plastica, quindi se posso evitare, perché alla fine il costo non è così tanto diverso, quindi compro le cose sfuse, però ci sono comunque tanti alimenti che io non compro sfuse, per esempio la pasta non la compro sfusa per il semplice motivo che comunque per fortuna abbiamo la Barilla che ha la scatola in cartone, forse è uno dei pochi brand qua in Canada che ha la scatola di cartone, ce n'è un altro canadese che appunto hanno la scatolina di cartone, sì c'è la finestrella in plastica che è un po' fastidiosa, però per il resto almeno il cartone non è plastica, quindi piuttosto che comprare la sfusa che magari non c'è la pasta che voglio, perché comunque parliamoci chiaro, noi italiani ci piace la pasta, quindi ci piace tanti, tanti tipi di pasta, tanta gente potrebbe andare avanti solo a penne o a fusilli o cose simili, io invece ho bisogno di varietà perché per me, cioè, se devo fare un certo tipo di piatto mi serve un certo tipo di pasta, ma ci siamo capiti, ecco. Quindi sì, la spesa sfusa è stato decisamente forse il cambiamento più grosso, non dico sia stato il più facile, però allo stesso tempo è stato quello che mi ha eliminato gran parte della spazzatura. Prossima cosa è il mio coso pieno di, il mio cosino pieno di pannetti con la cera d'api. Io avevo fatto un video dove mostravo come li ho fatti questi pannetti in cera d'api, se volete vi lascio il video linkato, in modo che se avete voglia di farli a casa potete farli. Io ovviamente ho anche dei pannetti comprati di un brand che si chiama Abigo, credo si trovi ovunque questo brand, e mi trovo bene con tutte e due, diciamo. Questo sicuramente, quelli che ho fatto io, sicuramente sono più facilmente si consumano più facilmente, più in fretta, però allo stesso tempo li ho anche utilizzati più volte rispetto a questi qua che sembrano nuovi. Quindi sì, diciamo che queste sono una svolta per soprattutto tanta gente che utilizza tanta tanta plastica, sia per coprire gli alimenti sia per portarsi le cose in giro, anche la carta d'alluminio potrebbe essere un ottimo sostituto per, sì, per quelle due cose. Un'altra cosa è sì, giustamente, anche per conservare i cibi in frigo, io per esempio metto ogni tanto se mi resta mezza cipolla, se mi resta mezzo pomodoro, e o utilizzo un cosino in vetro o utilizzo questo. Per la cipolla oltretutto è anche meglio perché l'odore non si attacca a questi pannetti, quindi quando voi lavate la cosa non è che sa di cipolla, non sa di niente, cioè rimane l'odore della cera d'api, ecco, quindi è molto bello tutto ciò. Io mi trovo molto bene, li utilizzo spesso per portarmi magari i panini in giro, altrimenti li utilizzo per coprire quando ho grosse cose da coprire, utilizzo questi perché ho fatto varie misure apposta, altrimenti per conservare il proprio cibo, solitamente io trovo che conservarli nel vetro sia meglio, però ovviamente se avete a casa solo un sacco di tupperware in plastica, utilizzate quelli, cioè non vi sto dicendo di adesso di buttare tutto via e comprarvi le cose in vetro. Io semplicemente non ho mai avuto grandi tupperware, cioè non ho mai avuto una grande collezione di tupperware, ne avevo tipo due forse, lui ne aveva due, ce li abbiamo tuttora, che li utilizziamo tuttora, però quelli purtroppo a un certo punto si rovinano, infatti ho visto dopo tutti questi anni di utilizzo si rovinano, sia per quando magari lo metti in microonde, sia per quando te lo porti in giro, perché comunque è plastica, cioè non è che sia così duratura per sempre, quindi anche per il microonde dicono che appunto la plastica non sarebbe così bene da metterla in microonde, per quanto sia resistente, sia fatta per il microonde, sarebbe meglio utilizzare un piatto normalissimo o i contenitori di vetro. Questi contenitori sono anche molto buoni per conservare le cose in freezer se avete bisogno. Io in freezer solitamente conservo ben poco, alle volte taglio le verdure in anticipo, le metto nei sacchettini e le lascio nel freezer, però io sono una di quelle che non fa i meal prep, cioè non pianifico così tanto in anticipo il mio cibo, perché mi piace sempre preparare le cose fresche, non so se mi spiego. Ora come ora, con il ritmo di vita che ho, preferisco non preparare le cose così in anticipo, perché non è detto che quella sera io abbia voglia di purè, ecco, facciamo. Quindi questo ovviamente è anche molto utile se per caso vi potete portare, se per caso vi volete portare dietro il pranzo, è pesantino però. Ecco perché io ho queste scatoline per il pranzo, queste ce le ho sempre con me in borsa, proprio perché se per caso vado al takeaway, se per caso passo da qualche parte e ho voglia di mangiare, non voglio sprecare carta o altre robe, preferisco avere sempre questa scatolina. L'unica pecca di questa è che non puoi riscaldarla al microonde, giustamente, quindi se per caso lavorate da qualche parte in cui
non avete piatti, quindi non avete niente a disposizione, ma avete solo microonde. Giustamente non vi consiglio questa per portarvi il pranzo, ma piuttosto questa. Io invece al lavoro, giustamente ho detto un po' di volte, giustamente, ma dettagli. Al lavoro ho piatti, posate, tutte quelle robe necessarie. Quindi mi trovo bene a portarmi il pranzo qua perché è leggero, poi al lavoro semplicemente lo metto in un piatto e riscaldo. Per restare in tema, portarsi pranzo e cose, questi sono dei piccoli sacchettini per gli snack. Qua dentro ovviamente è impermeabile, quindi questo si può lavare tranquillamente. Io questo lo utilizzo più che altro per le cose secche, non tanto per le cose, come dire, non lo uso tipo per i panini, perché il panino magari si può spostare qua, per il panino preferisco piuttosto il pannetto in cera ad api. Però questo lo utilizzo quando magari devo metterci la frutta, non tagliata ovviamente, però non si sporca, nel senso, durerebbe anche la frutta tagliata perché appunto è impermeabile, però semplicemente per evitare di lavarli sempre, 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 metto semplicemente la frutta intera dentro in modo che non si perdano nella mia borsa. Tutto qua è semplice comodità. E poi le altre cose che avete già visto, rivisto, sono i miei sacchettini di cotone che utilizzo sempre per andare a fare la spesa, sia allo sfuso sia al supermercato, e li utilizzo tipo per metterci dentro le verdure, la frutta, le cose sfuse, eccetera, eccetera. Poi ho anche i sacchettini in tela, che appunto li utilizzo sempre per andare a fare la spesa, o comunque li tengo in casa per ogni emergenza, se per caso devo uscire mi serve un sacchettino di tela. Preferisco averne alcuni in casa perché quelli con cui vado a fare la spesa in realtà stanno sempre in macchina. E niente, quindi questi sono delle cose che giustamente vi aiutano a risparmiare sui sacchettini di plastica che purtroppo ve li sbattono in faccia al supermercato. Come vi ho già detto qua tantissime volte, qua in Canada non sei obbligato a prendere il sacchettino di plastica, quindi tu puoi mettere le tue cose nei tuoi sacchetti tranquillamente. Poi te lo pesano tutto alla cassa, quindi in realtà tu non hai neanche bisogno del sacchetto, cioè se tu hai voglia solo di una melanzana, non hai bisogno di un sacchetto, puoi portare la melanzana alla cassa e la cassiera te lo peserà. Questa è una cosa molto bella, però a prescindere da questo comunque c'è tantissima gente che utilizza i sacchetti di plastica e tutto ciò è molto brutto. Infatti quando io vado a fare la spesa sono molto fiera dei miei sacchettini di cotone e guardo sempre male alle persone, sempre. Un'altra cosa che ho è questo, vabbè, questo barattolo. A proposito di barattoli, io ho tantissimi di questi barattoli che ho collezionato col tempo, tanto che adesso li utilizzo anche come bicchieri, perché mi trovo molto bene, sono proprio la grandezza giusta per stare in mano, la grandezza giusta per bere, dissetarti per bene, quindi io li utilizzo, ne ho tantissimi per conservare gli alimenti, però ne ho altri appunto che utilizzo come bicchieri, questa piccola parentesi. Se volete trovare un uso ai vostri barattolini, se ne avete troppi, pensate di averne troppi, se magari ne avete alcuni che sono tutti dello stesso tipo, potrebbero secondo me andare benissimo. Queste sono le cannucce e le bacchette che tengo in casa. Questa è principalmente una cosa che abbiamo perché ogni tanto mi piace andare a comprarmi, che ne so, il sushi o comprare il qualcosa dal Thai. Queste cose qua che solitamente le mangio con le bacchette, ecco. E le cannucce, alcune sono stati regali, altre sono stati cose che ho comprato io, e le tengo anche per gli ospiti, perché magari alle volte se ho degli ospiti che si bevono la bibita, gli metto la cannuccia giusto per il comfort supremo, però io le cannucce le uso sempre. Ovviamente questa cosa non serve, cioè se voi non usate né bacchette né cannucce, questa cosa non vi serve assolutamente. Io vi faccio solo vedere che queste cose io le ho implementate in casa mia perché preferisco non prendere sempre le bacchette che mi danno al ristorante o se devo bere l'acqua che io la bevo sempre con la cannuccia, anche al lavoro c'è cioè il mio bicchierone con la cannuccia, e alle volte bevo anche le bibite con la cannuccia, quindi sì, cioè bevo la cannuccia come i bimbi, per questo che io ho queste cose, se non le usassi non ne avrei bisogno, non le userei, quindi stessa cosa per voi, se non ne avete bisogno non dovete comprare questa cosa, cioè solo perché sono delle cose zero waste non significa che ne avete bisogno se appunto non c'è un utilizzo dietro. E ultima cosa della quale voglio parlare è la caraffa d'acqua che avrei dovuto metterla all'inizio, però allora io so che tanta gente compra ancora tante bottiglie di plastica, so benissimo che ci sono alcune città in Italia, so che ci sono tante città dove magari l'acqua non è così buona, per esempio io vivevo a Venezia.
Per esempio, io vivevo a Venezia e l'acqua era abbastanza buona, onestamente, però i miei genitori compravano comunque tanto l'acqua in bottiglia. A me, onestamente, l'acqua in bottiglia non mi è mai piaciuta. Ha sempre quel sapore, non lo so come spiegarlo, ma ha sempre quel sapore di vuoto. E non mi è mai piaciuta l'acqua, quindi io la bevevo sempre, sempre, sempre dal rubinetto. Cioè, non la bevo a prescindere dal rubinetto, che me la comprassero o meno. Quando mi sono trasferita in Canada e ho iniziato a fare la spesa da sola, e a vivere in una città piena di salite e discese e fare la spesa e dover salire per tornare a casa, non... ho perso questa abitudine di avere l'acqua in bottiglia in casa. Non che prima ce l'avessi, però ero abituata ad avere l'acqua in bottiglia. Poi oltretutto l'acqua era molto molto buona dove vivevo prima. Qua a Montreal magari l'acqua fa un pochino più schifo rispetto alla città dove vivevo prima. Ecco perché ho preso la caraffa con il filtro. Questa caraffa è bellissima, onestamente. Cioè, bellissima, oddio. È molto utile. perché filtra veramente bene, giustamente. Non è grande, però siamo solo in due. Quando abbiamo degli ospiti, vabbè, ci arrangiamo e mettiamo l'acqua direttamente dal rubinetto. Perché l'acqua dal rubinetto non fa schifo. Semplicemente all'inizio, quando lo metti nel bicchiere, è un po', come si dice? Non so come chiamarla, tipo si vede un po' di calcare, si vede, ecco. Però se la lasci un po' chill, dopo va bene. Però il gusto si sente, la differenza con la caraffa si sente comunque nel gusto, e io mi trovo veramente bene. Quello che ho intenzione di fare è, prima o poi, magari quando mi trasferirò, di mettere il filtro al rubinetto. E se per caso vorreste tipo eliminare appunto le bottiglie d'acqua, questa è una soluzione, assolutamente non costa tanto, e queste caraffe le trovate ovunque. E sì, quindi l'acqua sarebbe pulita. So poi in Italia che comunque ci sono tante fontanelle, o comunque ci sono i servizi a rendere, queste cose qua. Insomma, informatevi su queste cose, perché onestamente l'acqua in bottiglia, state veramente dando dei soldi a delle compagnie che vi fa pagare una cosa che dovrebbe essere gratuita. E vabbè, quindi questa è stata l'ultima cosa che volevo farvi vedere. Se mi sono dimenticata qualcosa, sicuramente quando editerò questo video mi ricorderò di essermi dimenticata qualcosa. Anzi, non ultima cosa, mi sono dimenticata una cosa. Volevo parlarvi della macchina da caffè. Allora, io ho, come avete visto dal video, io ho una macchina da caffè fica. Avevo prima la moca, ho avuto la moca per molti anni, per tantissimi anni. Sì, anche quando avevo 15 avevo la moca, in realtà non avevo la macchina da caffè, però ho deciso l'anno scorso di volere una macchina da caffè, quindi mi sono comprata la macchina da caffè, che mi fa l'espresso buono, che mi fa il caffè buono, però ovviamente anche la parte del caffè americano. E nella parte del caffè americano hanno già il filtro riutilizzabile, quindi non devi usare i filtri di carta come succede in tantissime altre macchine. Cioè, nel senso, puoi sempre cambiare il filtro, però i canadesi usano un botto i filtri di carta, vabbè. Quindi, per il caffè sono sicura che tutti avete la moca a casa, però mi riferisco più che altro alla gente che ha magari la macchina con le capsule. Quella purtroppo è un grandissimo, grandissimo spreco, per quanto vi possano dire capsule biodegradabili, oh my god, ci siamo capiti. Esiste anche per quello, esiste un metodo zero waste, ovvero comprate la capsula riutilizzabile, e semplicemente fate il vostro caffè come al solito, ma non mettete il caffè dentro. So che non è la stessa cosa, perché giustamente con le capsule, la comodità della capsula è che tu compri le capsule, picchi la capsula e il caffè è pronto. Invece qua te devi sbattere un po' e mettere il caffè dentro quella capsula riutilizzabile. Però appunto vi prego, le capsule purtroppo sono veramente veramente uno spreco. E so che tantissima tantissima gente ha le macchine da caffè con le capsule. Quindi se potete puntare piuttosto su una macchina da caffè, se state pensando un acquisto di una macchina da caffè, puntate su quella tipo barista. O appunto, siate fedeli alla vostra moca, cioè moca per sempre, onestamente. Quindi io la moca non ce l'ho più perché l'ho distrutta. Mi chiederete come si distrugge la moca? Non ve lo dico. Quindi sì, se qualcuno vuole regalarmi una moca, io sono qua molto felice, perché la moca in realtà mi manca tantissimo, perché è molto comoda, è molto facile. Secondo me anche il caffè ha un gusto diverso, non so come dirlo. Vabbè, e poi si lava più facilmente, diciamoci la verità. E niente, adesso finisco veramente il video. Niente, noi ci vediamo la prossima volta. Fatemi appunto sapere.
ciò che volete farmi sapere, cambiamenti e non cambiamenti, i vostri prossimi cambiamenti. E sì, quindi cercherò di fare anche le altre stanze per quanto mi riuscirà, oppure cercherò di fare in un unico video la stanza da letto, soggiorno e quest'altra stanza, o fare due video in cui metto due stanze e uno in cui ne metto un'altra. Vedrò un attimo come organizzarmi. E niente, grazie per aver guardato questo video, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!